Oggi siamo qui in chiusura del Wake Up Stage e anche in chiusura di tutte le giornate dell'Italia Wave con una realtà pisana quali Criminal Jokers, band che si è fatta apprezzare a Pisa ma soprattutto anche fuori da Pisa. Non hanno fatto molta strada per arrivare qui a Livorno. Invece sì. Da dove invece venite? Siamo venuti da Verona stamattina. Lontano. Ah, eravate già, eravate già in tour? No, c'era ieri e oggi. Mm-hmm. Okay, l'altro mai visto, ero via ubriacagno. Una domanda, il costante riferimento da parte dei critici musicali al folk americano, alle Violent Femmes, è per voi motivo di orgoglio oppure di imbarazzo, nel senso che volete un po' staccarvi da questa presenza? Ma secondo me dipende come si dicono certe cose. Perché i riferimenti quando fai il primo disco ci sono sempre, però appunto se nominano gli Strokes a me mi girano i coglioni, perché appunto, cioè, se vai a cercare il gruppo a minimi termini, di sicuro gli Strokes non li devi nemmeno nominare quando fai riferimenti, no? E mi sembra anche che ci sia tanta gente che quando scrive di recensioni per forza voglia anche andare a cercare magari il gruppo un pochino più sconosciuto per farsi vedere. Cioè, secondo me il fatto di far riferimenti è una cosa buona dal momento in cui lo fai per far sì che magari uno che gli piacciono i television legge i Criminal Joker e più o meno fanno quella roba lì, ok. Però appunto, cioè, non deve essere gratuita questa cosa, capito? Deve essere pensata, deve essere ridotta appunto a minimi termini. È un fatto di segnaletica, dici? Ma sì. Cioè, non ma sì, cioè proprio per indirizzare, no? Non per appunto, c'è tanta gente che, leggete anche voi recensioni, c'è tanta gente che magari va a cercare, Criminal Joker assomigliano ai Pereubo. Sono una sega, cioè fatto così non ha senso, capito? Una domanda tecnica, perché l'uso del basso acustico? Finalmente pensavo alla batteria in piedi, hai detto le palle a tutti questa batteria in piedi. Più che altro poi ti abbassano sempre il volume perché entra in risonanza, dice. Sì, Dice. Non ci sto dietro le fuori. No, vabbè, non lo so. Il basso acustico perché appunto si era partiti come, cioè, l'influenza iniziale sono stati Violent Femmes, diciamo, per una sorta di emulazione un po' troppo, però insomma, diciamo, di ricreare un po' quel genere lì, mi sono attrezzato in maniera adeguata. No, in realtà volevo suonare sulla spiaggia e non mi sentivo. E allora okay. Ho detto, passa qui. Ma continui così? Ma sì, cioè vabbè, secondo me è uno strumento con il quale io mi ci diverto un sacco. Mm-hmm. C'ha delle sonorità differenti da vari bassi elettrici, chiaramente. Però ecco, secondo me da mettersi lì e provare a sala anche in maniera non convenzionale, diciamo, sì. Chiaramente vabbè, ha preso tanto spunto da Brian Rich, quello indubbiamente. Però insomma cerco un po' di personalizzarmi, magari ecco, lavorando un po' di più in futuro così sul suono, perché magari in un futuro più prossimo, visto che urge, però insomma, ecco sì, secondo me. Beh. Simone, hai accennato alle origini. Sì. E avete cambiato chitarrista da un tot. Sì. E è cambiato in modo completamente diverso, insomma, cioè, il suono è completamente diverso. A parte le presenze, che chiedere a lui. Come vi trovate voi? Scusi, presente. E ora chiedo a lui come si trova lui. Chi risponde? Io rispondo, È cambiato tanto, proprio come, cioè non solo
stata una serie di cose, mi ha cambiato tanto anche io e Simo, boh, cioè, proprio come a livello anche di stare sul palco, queste cose qui. È cambiato anche il suono, ma non è che appunto che Francia ascoltava quella roba lì. Cioè, è proprio stato tutto una conseguenza anche non so, guarda, però non, appunto non è che lui ascoltava New Wave, è venuto e abbiamo iniziato a fare New Wave, assolutamente certo. No. Cioè, anche noi abbiamo cambiato e il cambiamento c'è stato soprattutto da quando è entrato lui. Vabbè, sì, ma è chiaro, siamo in tre, se cambia uno dei tre, cambia il fatto, sì, cambia l'equilibrio in generale. Cioè. E da parte del Francesco chitarrista? Da parte mia, qual è la domanda? Come mi trovo con loro due? Esatto. E come li hai trovati? Come l'ho trovati? Sì. L'ho trovati sulle pagine gialle. In via di vietta, no? Ok. No, dai, l'ho trovati sulle pagine. Sulle pagine. Chiare. Pagine chiare, pagine scure. Niente, dove l'ho trovati? Mi sono venuti a cercare loro, non è che io. No, vabbè, allora, l'ho trovati bene ultimamente. L'ho trovati bene ultimamente. No, l'ho trovati a Pisa, una scuola di musica. Lui suonava il contrabbasso nello stesso corso mio, perché io studiavo contrabbasso. E Franci nel frattempo lì stava studiando pianoforte e canto. E ha un saggio. Non saggio, abbiamo mi iniziato hai a visto, parlare, ha detto non vabbè, capito questo più niente. Dai. No, vabbè, con questo zitto. Questo zitto. Sì, abbiamo iniziato a parlare, alla fine ha detto sti rompi coglioni. Nulla, poi si è sempre provato a suonare qualche volta insieme, loro alla fine cercavano un chitarrista e così ho iniziato a suonare con loro, capito? Okay.